Dopo le traversie legate ai ricorsi che hanno rischiato di estromettere dalla corsa alle regionali la lista di Abruzzo Insieme, il Movimento Civico di Donato Di Matteo continua la sua campagna elettorale sul territorio presentando i volti che compongono la lista per la provincia di Teramo. Augusto Di Stanislao, Cristina De Dominicis, Ercole Core, Giorgia Di Pasquale, Antonino Guarnaccia, Giulia Sidoni e Andrea Guizzetti. Con questi nomi Abruzzo Insieme spera di dare un contributo importante alla vittoria per il centrosinistra del candidato presidente Giovanni Legnini. Il Consiglio regionale deve avere amministratori che capiscono il ruolo che si ha, quello di essere legiferatori. La regione è un ente di legiferazione, deve avere la capacità di riportare all'attenzione della politica una vera politica sanitaria che guardi alla salute dei pazienti e un riequilibrio delle aree interne rispetto alle aree costiere. E poi molto impegno con leggi importanti, anche con sostegni per il lavoro. Siamo un bel mix tra innovazione e diciamo attività di conoscenza già del territorio e siamo certi di portare un contributo e di riportare a votare tanta gente che in questi anni si è disamorata la politica. La mia candidatura con Abruzzo Insieme e con Donato Di Matteo è per la condivisione di un progetto che riguarda sia la sanità ma sia anche altri settori dell'attività della regione.